Bolognola, la presenza del primo ministro Gentiloni, probabilmente in una delle ultime occasioni, visto che si sta formando un nuovo governo, c'è stata una cerimonia molto importante, la consegna della prima opera pubblica di ricostruzione. Già diverse opere private, case che sono state sistemate nella ricostruzione, ma le opere pubbliche si tratta veramente della prima. Le altre opere pubbliche restituite sono state frutto o di riparazioni, quindi nella logica dell'emergenza, o frutto delle donazioni altrettanto importanti, ma certamente con meccanismi più semplici rispetto al percorso pubblico. Il fatto che proprio Bolognola, uno dei comuni più piccoli ma duramente colpiti dal terremoto, possa aver portato fino in fondo questa prima realizzazione, dando una sede al proprio comune in via definitiva, è un fatto importante, è il primo di, che speriamo di una lunga serie di opere pubbliche che verranno ricostruite. Sono già tante quelle finanziate, sono 1.200.000.000 di opere pubbliche finanziate che un po' alla volta vedranno la prima pietra, la realizzazione e la restituzione. Ma il segno della prima è sempre un segno importante. Averlo potuto fare con la presenza di Paolo Gentiloni ha significato anche ringraziare il governo per tutte le risorse messe a disposizione per il lavoro fatto a favore delle Marche terremotate, e speriamo che il nuovo governo segua la stessa strada in termini di attenzione e di risorse.